Ciao a tutti, io sono Elenia e scusate l'abbigliamento trasandato di oggi, ma vabbè. Oggi vi presento un altro tag, ossia regalo un libro. Leggerò le domande dal nostro angolo dei sogni, perché credo che almeno all'inizio i tag siano un modo migliore per farvi vedere tutti i libri che ho e quelli che ho letto. Ma vabbè, iniziamo subito con le domande. Regalo un libro a una persona con il cuore spezzato. Ho scelto per questa domanda Il bambino del fiume. Credo che per una persona con il cuore spezzato sia molto molto adatto, quindi, ma anche per tutti gli altri, ve lo consiglio veramente tanto. Io ci farò una recensione perché credo sia uno dei miei libri preferiti in assoluto, credo di averlo già detto. Regalo un libro per far ridere fino alle lacrime. Io ovviamente ho scelto Eroi dell'Olimpo. Questo è il primo della seconda saga con un protagonista Percy Jackson. Ho letto anche la prima, fa schiattare veramente dalle risate, anche se comunque sono romanzi per adolescenti, insomma io ho superato già quell'età, però mi ricordo che veramente mi è piaciuto tantissimo, soprattutto perché è molto molto divertente. Regalo un libro a una persona che deve affrontare scelte difficili. Ho scelto Iperversum Ultimate di Cecilia Randall. Questo è il secondo volume della seconda serie e credo che deve affrontare scelte difficili si possa ritrovare benissimo nella protagonista, soprattutto in questo secondo romanzo. Poi spero di parlarvene, così almeno mi posso spiegare meglio. Regalo un libro a una persona che non ama leggere. Credo che sceglierò Will ti presento Will di John Green e David Levithan. Anche questo libro molto molto divertente, molto molto facile, quindi anche per chi non ama leggere credo sia una lettura molto molto piacevole, quindi questo è assolutamente consigliato. Libro che ho amato in questo 2018. Allora, per quel gennaio ad adesso credo di aver amato tantissimo Sphere. Sto cercando di recuperare anche gli altri, ma tra i vari libri da leggere e da recuperare, tra gli esami dell'università, purtroppo sono ancora un po' indietro, però questo sicuramente è un libro magnifico e devo assolutamente recuperare anche gli altri. Regalo un libro per far riflettere. Come non scegliere Noi ragazzi dello Zoo di Berlino. Credo sia un libro molto molto riflessivo, e, perché credo sia veramente significativo e ha sicuramente qualcosa da insegnare. Regalo un libro a chi ama l'avventura, Conte di Montecristo. Credo sia il libro con più avventura che abbia mai letto. In ogni pagina c'è avventura, avventura, avventura. L'ho adorato, bellissimo, nonostante è un classico, perché come sapete io i classici non li sopporto, ce ne stanno proprio qua, però questo ammetto che mi è piaciuto tantissimo, adoro. Regalo un libro a te stesso. Il Walter dell'impiccato di Jeffrey Deaver. Io adoro Jeffrey Deaver, adoro i thriller e quindi questo più degli altri l'ho amato. Quindi questo è il suo ultimo romanzo, quindi sì, mi regalerei questo se non lo avessi già. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando, in descrizione trovate anche i precedenti tag che ho fatto e spero di tenervi un po' con me. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Thank you.